partiamo proprio con la raccolta degli olesausti. Abbiamo avuto da parte della cittadinanza proprio una richiesta, erano un po' di anni che cercavamo di capire come poter intervenire su queste esigenze, su questo problema non indifferente che abbiamo per quanto riguarda la raccolta degli oli. Inizialmente eravamo rimasti un po' bloccati perché le proposte che venivano fatte erano proposte di introdurre, di far mettere dei contenitori fissi dove andare a riversare l'olio, e il nostro timore era un po' il rischio che uscisse fuori, che si sporcasse il territorio, che creasse problemi di odori e via dicendo. Alla fine, a forza di cercare, abbiamo trovato questa ditta del Cuneese che si chiama La Granda SRL, che ci ha fornito in questo momento di 10 contenitori. Sono contenitori tipo quelli di plastica, della plastica, con un buco centrale in cui verrà inserito la bottiglia di plastica con l'olio esausto. Verranno messi uno per ogni frazione e due nel concentrico, uno nella zona mercatale e l'altro nella zona San Rocco, piazzale Pertini. È un inizio, vediamo un attimo come funziona e come va, dopodiché c'è la possibilità, ci è stato detto che se vogliamo possiamo aumentare i cassonetti o se vediamo che in alcune zone non funziona diminuirli. Il motivo di questo progetto è evidente a tutti, è un'emergenza, perché lo smaltimento degli oli da frittura nelle case soprattutto non è gestita. Molti di noi la buttano nei vicini, nei lavandini, e questo è un danno ambientale se finiscono poi per andare ad inquinare terreni e acque, e un danno economico per quelli che finiscono nei depuratori, perché una pulizia dagli oli è un esborso economico non indifferente. Tolto la parte economica, quella ambientale è quella che ci preoccupa di più, perché l'olio sugli strati di acqua vuol dire una patina che non fa traspirare, non fa arrivare il sole all'interno dell'acqua, perciò non c'è la possibilità neanche di nutrimento dell'acqua stessa, perciò alla fine avremo poi dei rii che muoiono. Il terreno uguale, ha la stessa identica funzione, perciò da parte di questa amministrazione e la volontà e il desiderio proprio di iniziare un percorso su quello che è verde, su quello che è ecologico, anche da questo progetto qui. Questa parte qui riguarda, come ho detto prima, le utenze domestiche, in quanto vanno lì, buttano la bottiglia e basta. Mi auguro, la richiesta che verrà fatta ai cittadini è di fare molta attenzione che all'interno di questi cassonetti non deve entrarci altra roba, perché è solo per gli oli, mentre è possibile per tutte le attività delle utenze non domestiche una convenzione a titolo gratuito, perciò con nessun costo, con la stessa La Granda, che gli fornirebbe di bidoni dove loro andrebbero solo più a scambiare quello pieno con quello vuoto. L'iniziativa, noi il lunedì speriamo di portare tutto già nelle frazioni e nel concentrico, e da lunedì avremo poi una campagna pubblicitaria che riguarda sia il Depliant che le locandine, e questo è quanto l'iniziativa di per sé. Ecco, per dire alcune altre cose, mi auguro che questa iniziativa non diventi subito oggetto di vandalismi. Perché sarebbe davvero una cosa inqualificabile. Abbiamo già atti di vandalismo di tutte le specie. Mi auguro che questi tipi di iniziative siano un po', cioè, guardate con un occhio un po' più, più civilistico, ecco, se vogliamo. Pertanto, chiediamo davvero di essere, intanto di essere puliti anche nel portare proprio tutte le, quando viene portate, vengono messe a dimora le bottiglie, di assicurarsi che siano ben chiuse
eccetera, anche se il bidone, il contenitore blu è ermetico. Però, insomma, cerchiamo di essere civili una volta tanto. Questo è un primo step. Dopodiché stiamo lavorando su altre cose come assessorato all'ambiente. Pertanto, io ovviamente ringrazio l'assessorato all'ambiente per aver iniziato questo percorso, che era un percorso, come giustamente ha detto Patrizia, richiesto da diversi cittadini, da tanti cittadini, quindi davvero evitiamo di buttare l'olio nei lavandini oppure nei water e cerchiamo di raccoglierlo e portarlo dove deve essere portato. Ecco, ci siamo forniti di questo nuovo servizio, cerchiamo di approfittarne e cerchiamo di approfittarne in modo civile, ecco, senza devastare, senza rompere le cose, ecco, come spesso si fa. Nulla di che, solo specifica tecnica, quindi come diceva prima Patrizia, fare attenzione al fatto che la raccolta è dedicata solo agli oli da cucina esausti, quindi oli vegetali, perché magari insomma, ci si può confondere, non lubrificanti, non oli di motore, non oli minerali, solamente oli da cucina esausti, in bottiglia di plastica, non vetro, non altri sacchetti, non nessun altro contenitore, ben tappato che buttarlo. A parte questo direi che non c'è nulla da aggiungere. Sono contento perché è effettivamente un grande risultato raggiunto, mancava, è difficile. Quello che chiedo anch'io alla cittadinanza è quello di metterci quel po' di più di voglia che serve, insomma, non scaricare nel lavandino, non scaricare nel vaso, ma metterti a raccoglierlo e portarlo al bidone.